Benvenuti ad una nuova puntata di AnnettaTV News sulla blogosfera, a cura dei blog.it. Io sono Carola e questo è il sommario di oggi, 14 novembre 2007. Le vicende di BC H. Dandina H. Elisabetta. Come creare un blog? La lettera da Berlino di Mafe. Le tag del giorno. Navastag Gabriele Sandri. Sigla. Le vicende di BC H. Dandina H. Elisabetta. Una delle blogger più famose e creative d'Italia sta vivendo un momento un po' difficile. Dandina, sei sempre nei nostri cuori, anche se il tuo blog non è più lo stesso, anche se ora ti fai chiamare Betty Carbuncle. Speriamo che il nostro saluto ti serva e che tu capisca che se le cose non ti vanno bene, non sei sola e ti vogliamo bene. Quindi coraggio e torna presto pazza più che mai. Intanto ti seguiamo sul tuo nuovo blog. Come creare un blog? Come si crea un blog? Quanto costa mantenerlo? Quali sono le cose che dovrete fare per non trovarvi in difficoltà? Una serie di post del blog 980 km mette a disposizione tanti utili consigli per i meno esperti. Ma consigliamo la lettura anche ai blogger navigati, c'è sempre da imparare, soprattutto quando qualcun altro cerca di spiegare in modo semplice un mondo che alla fine poi non è molto semplice. Come creare un blog lo trovate qui. E complimenti all'autore Johnny Maneiro, che ha ben interpretato la nostra filosofia di Digital. La lettera da Berlino di Mafe. Mafe De Baggis, nota blogger ed esperta di comunicazione digitale e di social networking, si è lanciata qualche giorno fa in un post sarcastico in cui mette in evidenza i paradossi della comunicazione legata agli eventi anche di tipo internazionale. Taglio dei convegni sempre uguale, informazioni sempre uguali, stesse persone e linguaggi che si fondono ma che non danno quasi mai un ritorno in termini di conoscenza e di nuove idee. Lo sfogo è un buon motivo per lasciare sul post alcuni concetti che a noi sono piaciuti molto. Vi invitiamo a leggerli e a dirci cosa ne pensate. Le tag del giorno. Navastag Gabriele Sandri. Eccoci dopo un po' di giorni a parlare di tag. In realtà il panorama è piuttosto desolante. Non c'è una tag che spicca tra le altre e troviamo sempre le tag che da mesi sono nella top 10 delle tag clouds italiane e internazionali. In Italia si parla sempre molto di Navastag, il simpatico coniglietto wifi che piace e diverte, ma vende anche molto. Mentre in giro per il mondo la tag sembra essere purtroppo Gabriele Sandri, il giovane tifoso ucciso dalla polizia italiana la scorsa domenica. Resistono in vetta Britney Spears, Ron Paul, Noelia, YouTube, iPhone e Facebook. It's Britney, bitch. Tutto, alla prossima, ciao!